numero unico emergenza? È venuto sul viadotto della Morandi. È crollato. Il ponte dell'autostrada è crollato quasi tutto. Ascolti. Via fila. Ascolti signora. Allora le passo. Hanno visto anche le macchine volare giù. Siamo in ascolto. Siamo con una persona che è ferita via Creto di Cornigliano. Mandami l'ambulanza. I mezzi intervenuti. Polizia di Stato, Municipale, Vigili del Fuoco, ambulanza. De muri, muri de maine, donde ne veni, dove le cane, densi tu du vali, nascemo strani, e a netta na punto, cotelo agu, e a monta la seu garesto dio, o diavolo in sé, o sega e fetto ni, e andare, e andare. Buonasera, buon pomeriggio. Avrete capito ovviamente dalla clip che ha curato per noi Paolo Colombo questo pomeriggio il tema di questo speciale. Siamo qui a poco meno di 2 anni dal crollo del Ponte Morandi per raccontarvi un evento che è storico, una giornata estremamente significativa per Genova, ma per tutta l'Italia. Una giornata significativa dal punto di vista politico, sociale, economico e naturalmente emotivo. Perché tra poco lo vedrete, vi manderemo il segnale in diretta e lo commenteremo con i nostri inviati, Paolo Colombo appunto e Gui Chiappaventi, che si trovano a Genova. Ci sarà l'inaugurazione del nuovo viadotto del Polcevera, quello che sostituisce il famigerato e maledetto Ponte Morandi, che vi dicevo esattamente 2 anni fa, poco più di 2 anni fa, era il 14 agosto del 2018, veniva giù portandosi via la vita di 43 persone. Ve lo dico subito, non sarà una rievocazione retorica, cercheremo di non farlo perché dobbiamo tenere molto presente e dirlo in maniera molto chiara che a fianco di quella che è una giornata di grande rilancio, di rinascita, di orgoglio, perché immaginate che per costruire un'opera come quella che vedrete tra poco inaugurata, mediamente ci vogliono 8 anni. Bene, questo è stato definito invece il ponte dei record perché in soli 2 anni è stato ricostruito. Però c'è un però enorme, e il però enorme è la vita di 43 persone che è scomparsa, e tanto che sentirete la voce di chi, dei parenti, delle persone che hanno perso i familiari su quel ponte, non solo le persone che hanno perso parte della propria vita perché sono state costrette ad essere sfollate dalle loro abitazioni proprio per il crollo del Ponte Morandi. E poi c'è un altro però più piccolo rispetto alla perdita di vite umane, naturalmente, ma altrettanto importante, quello che questa inaugurazione comincia e si fa quando la questione enorme della concessione dell'ASPI di Autostrade per l'Italia per il ponte ancora non è stata chiusa. E anche su questo terremo i riflettori molto ben accesi e molto ben puntati per capire che cosa succederà. E naturalmente però in tutto questo vi faremo vedere le immagini molto significative dell'inaugurazione, anche con la musica, con le frecce tricolori e con l'arrivo del Capo dello Stato Sergio Mattarella, che comincerà. Ecco, forse possiamo già vedere le immagini che arrivano
in diretta da Genova, prima di dare la parola al uno dei nostri inviati, Paolo Colombo. Allora Paolo, buongiorno. Ahimè, eravamo qua noi tre, io, te e Gui, esattamente 2 anni fa, quando increduli come tutta l'Italia abbiamo sentito quella telefonata al 118 di Andrea, il primo che chiamò il 118, che non fu creduto, tanto sembrava assurda la notizia del crollo del Ponte Morandi. Dicevo, eravamo qua a documentare quello che sembrava una cosa impossibile, che mai sarebbe potuta succedere, il crollo di quel pilone, maledetto e famigerato pilone 9. Paolo. Sì, proprio così. Buon pomeriggio Francesca, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. E proprio mentre hai dato la linea sono partite le note di Creusa de Mar, la canzone di De André, che è stata reinterpretata da 18 grandi cantanti della musica leggera italiana, tra cui Mina, ne cito solo una. Come in quel maledetto 14 agosto, sta piovendo anche oggi, lo vedete dalle immagini, siamo sul nuovo ponte, il ponte Genova-San Giorgio, lungo 1,67 km, mentre sta arrivando adesso sul ponte il sindaco Bucci assieme a Caltabia e assieme a Totti, stanno proprio sfilando davanti a noi. Non è facile seguire una giornata del genere, anche perché ci sono un sacco di ombrelli che sono stati distribuiti agli ospiti presenti sul ponte, 500 per rispettare le norme anti-Covid. Come potete vedere sono saltati tutti gli schemi, ogni giornalista aveva un numero colorato per terra, noi avevamo la postazione numero 9, ma se vedete tante postazioni sono state abbandonate perché un po' si improvvisa oggi su questo viadotto. Sta piovendo molto forte, ricordiamo che c'è un'allerta gialla che era stata diremata già da ieri e c'era anche un piano B. Esatto, quello che se chiederti. Ci fosse stato un temporale molto forte. Sì, prego, prego. C'era questo piano B, Francesca. Se ci fosse stato un temporale fortissimo, si sarebbe svolta la cerimonia nel capannone dell'Ansaldo, che è proprio sotto di noi, si trova alla mia destra, quindi alla sinistra dei teleschermi, proprio dove un anno fa, il 14 agosto, si svolse la messa alla presenza di Conte, del Premier, per la rievocazione del primo anno da quella tragedia. Come ricordavi tu, 43 morti, non si possono e non si devono dimenticare. Sarà una cerimonia sobria, come più volte aveva chiesto il Presidente della Repubblica Mattarella oggi. Ci sarà un minuto di silenzio, verranno ricordati, verranno nominati. Sì, volevo dirti che appunto hai detto che stava arrivando il Presidente, il Capo dello Stato Mattarella, e a proposito della presenza e della partecipazione dei familiari delle vittime, Mattarella prima di arrivare sul Ponte San Giorgio ha incontrato in prefettura i familiari delle vittime, perché ne parleremo poi più diffusamente durante lo speciale nel pomeriggio. In realtà il Comitato dei Parenti delle Vittime non ha voluto partecipare a questa inaugurazione e sentirete le motivazioni per cui non hanno voluto partecipare, anche se hanno naturalmente accettato con piacere il fatto che si venissero nominati i nomi delle vittime a fine cerimonia. Ci fermiamo però soltanto qualche istante perché poi torniamo in diretta, che abbiamo molte cose da dirvi e da farvi vedere. A tra poco. Eccoci qua ancora in diretta per documentarvi tutta la giornata, tutto il pomeriggio, l'inaugurazione del nuovo Ponte San Giorgio, che prende il posto del maledetto Ponte Morandi, che è crollato poco più di un anno fa, il 14 agosto del 2018, portandosi via la vita di 43 persone. In questo momento stiamo aspettando l'inizio dell'inaugurazione del tratto del viadotto del Polcevera, sul quale sta piovendo a dirotto oramai da un po' di tempo, come si evince sia dai nostri inviati Paolo Colombo che con l'ombrello e Gui che è nella parte bassa, invece Gui Chiappaventi nella parte bassa del viadotto. Gui, mi senti? Non mi sei? Sì. Sì, mi senti? Buonasera. Allora, buonasera Gui. Allora, tu sei nella parte, diciamo, bassa rispetto alla postazione di Paolo Colombo e hai incontrato, diciamo, un po' la controinaugurazione in quella zona lì. Hai incontrato anche i familiari delle vittime che hanno deciso di non partecipare a questa giornata. Perché? Chi hai incontrato? Chi hai sentito?
Sì, io sono sull'argine via Argine Polcevera, è un piccolo ponte pedonale dove riuscimmo a girare nelle primissime ore, nei primissimi minuti dopo la caduta del ponte Morandi. C'è, adesso magari l'operatore può inquadrare lungo il ponte, si è creata una piccola folla, ma parlo di 100-200 persone al massimo che sono venute qui ad assistere. Comunque c'è un certo distacco. Io ho notato girando oggi tra i quartieri di San Pier d'Arena e di Certosa, che erano, sono quelli i quartieri che erano divisi dal ponte, cioè che erano attraversati dal ponte, c'è un certo distacco verso la cerimonia di oggi, perché intanto devo dire che non è la prima cerimonia, c'è stata la demolizione, poi c'è stata la posa della prima pietra, e poi c'è stato l'impalcato che arrivava dal mare, e poi c'è stato l'impalcato che è stato alzato, poi ci sono state le luci, poi si arriva oggi. E poi comunque qui non si dimentica quella che è stata la tragedia, cioè quei 43 morti in un giorno che per molti era di vacanza, la vigilia di Ferragosto alle 11.36, anche se era un giorno in cui diluviava, e poi sì, l'operatore può tornare di qua sul ponte, e poi delle persone che lavoravano e che stavano lavorando in quel giorno o che stavano andando al lavoro. Questa è una zona operaia, il ponte poggiava sopra l'Ansaldo, come diceva prima Paolo Colombo, in un quartiere sospeso fra antico e moderno, appunto l'Ansaldo, la storica manifattura genovese, ma anche più in là poi c'è un quartiere nuovo con l'IKEA e Decathlon e alcuni centri commerciali. E ovviamente qui c'è stata la demolizione, gli sfollati, sono 260 famiglie che hanno lasciato la casa, e poi ci sono i familiari che inizialmente addirittura volevano non avere alcuna parte in questa vicenda, avevano addirittura chiesto che non venissero letti i nomi delle 43 vittime. Quando hanno saputo il tipo di cerimonia che era stata preparata dal commissario Bucci, della presenza del capo dello Stato che sta incontrando in prefettura le famiglie, hanno acconsentito che venissero letti i nomi dei 243 familiari, ma hanno deciso di non presenziare la cerimonia. Stamattina, intorno all'ora di pranzo, poco prima appunto di questo incontro, di questa visita del presidente Mattarella in prefettura, abbiamo incontrato la madre di Mirko Vicini, che era un precario dell'azienda dell'AMIU, la municipalizzata dell'ambiente, lavoratore stagionale. A settembre gli sarebbe scaduto il contratto e stavo lavorando appunto nell'azienda quando è crollato il ponte e i blocchi di cemento l'hanno ucciso. Sua madre rimase 5 giorni su una brandina dei vigili del fuoco qui sul greto del fiume, aspettando il ritrovamento del figlio, del corpo del ragazzo. 5 giorni e 5 notti su una brandina. Paola Vicini poi un anno fa ha voluto sorvolare con un elicottero la zona che era uno dei desideri del figlio. Questa è l'intervista. Oggi ho sentito parlare di orgoglio, di ripartenza, di Italia che si rialza, però insomma quello è un ponte dove sono morti 43 persone, fra queste c'era suo figlio. Sarà una rinascita della città, ma parleremo di rinascita quando i colpevoli saranno in galera e avranno una pena giusta, non prima. Oggi è un altro 14 agosto, per lei che giorno è oggi? Un altro 14 agosto uguale, dopo il 14 agosto 2018, per me i giorni sono uguali, non è cambiato nulla. Da genovese che sentimento ha? Da genovese posso essere contenta, perché per la città sarà motivo di una nuova viabilità, di un'apertura, mi auguro, al commercio, a chi ha sofferto in questi mesi. Però mai dimenticare perché c'è il nuovo ponte. Spesso si dimentica. Questo ponte è nato da una tragedia. Non si può dimenticare, non si deve dimenticare. Avreste voluto almeno che fosse dedicato ai vostri figli, ai vostri cari? Sì, intitolato al 14 agosto, qualsiasi nome purché riportasse la memoria a quel giorno. Secondo me era dovuto questo. Mi sta dicendo che stanno provando a dimenticare i morti del ponte? Mi auguro di no, certo non sembra che vogliano far ricordare quello che è successo. Avete scelto di non salire sul ponte oggi? No, io l'ho giurato sul corpo di mio figlio che non ci sarei mai salita e mai lo farò, tantomeno oggi. Salire lì sopra per cosa? Sotto c'erano i resti dei nostri cari, non si può salire su quel ponte. Rispetto chi lo fa, avrà dei buoni motivi. Ma io no, assolutamente. Noi abbiamo come comitato deciso di non salire sul ponte.
E questa è la testimonianza, Francesca, di una mamma, di uno dei familiari. E questo tipo di atteggiamento, sì, di riconoscimento del lavoro che è stato fatto, un ponte di un chilometro fatto in meno di 2 anni, se vogliamo, considerando la demolizione quasi in 1 anno, però c'è questo tipo di distacco, diciamo così, che è quello che domina, a me pare, questo carattere genovese di oggi. Genova, no, che è la città del mugugno, si dice, no? Ma è anche la città però che mugugnando lavora, che sa costruire, che quindi ovviamente vede con orgoglio la ricostruzione di questo ponte, ma non può dimenticare quello che è successo. Gli sfollati oggi dicevano: noi non andiamo, il presidente, il comitato sfollati non esiste più perché gli sfollati sono stati indennizzati, ora c'è un'associazione per il Monte Morandi. Il presidente Franco Ravera ha deciso di andare in campagna, cioè ha respinto l'invito ufficiale che era stato fatto dal commissario, ha detto io non vado, se n'è andato in campagna, è andato via da Genova, ha deciso di non vedere neanche le immagini della televisione. E gli sfollati quindi hanno deciso di non presenziare la cerimonia, così come i familiari, e questo è il racconto di quella che è un po' la loro portavoce, che è Giusy Moretti, che vedrà in televisione la cerimonia, la manifestazione di oggi. È una giornata di ripartenza, giustamente, però non c'è niente da festeggiare, perché dobbiamo ricordarci sempre che questo nuovo ponte, che è bellissimo, le maestranze hanno lavorato bene, tanto e velocemente, però per noi è il ricordo di 43 persone che non ci sono più, di 260 nuclei che sono stati sparpagliati per Genova. 260 famiglie? Sì, 260 famiglie, di cui 108 minori. È una buona parte di anziani. Per noi il ponte non è un ponte, il ponte San Giorgio Genova è un viadotto 43. 43 come le vittime? Sì, perché per noi è quello il nome che abbiamo dato subito, è quello il nome che pensiamo e ne parliamo fra di noi. È un giorno felice per lei oggi questo? È un giorno pesante, è un giorno triste. Casa mia non c'è più, ma non è quello, perché poi è un bene materiale, sono i ricordi che erano attaccati a delle pareti di una casa. Io ho vissuto tanto sotto il ponte e non pensavo di andarmene, pensavo di rimanere fino alla fine, tant'è vero che sui muri abbiamo scritto delle frasi, sia io che le mie figlie. Ci sono stati momenti belli. Me ne dice una. Grazie perché ci hai protetto in questi lunghi anni, oppure io qua volevo rimanere fino alla fine. Non è stata così. Non è stato facile, diceva nell'audio sfumato dell'intervista Gui Chiappaventi. Quello che sembra essere il tratto comune degli sfollati, ma anche naturalmente dei parenti delle vittime, è questa distanza di cui parlava Gui Chiappaventi poco fa rispetto a una cerimonia ufficiale che sta cominciando. Possiamo vedere insieme le immagini dell'arrivo su quello che è tappeto rosso, passatemi il termine, ma è semplicemente dal punto di vista cromatico per le autorità a cui sta arrivando il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e poi vi dicevo saranno presenti naturalmente il Governatore della Liguria Toti, poi il Sindaco di Genova Marco Bucci e il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Ho l'impressione, chiedo ai due inviati Colombo e Chiappaventi, se questa distanza rispetto a una cerimonia ufficiale è dovuta anche a una mancata promessa, alle mancate promesse rispetto a quelle che sono la richiesta di responsabilità e anche della revoca delle concessioni di autostrade. Ci ricordiamo appunto quando ci furono i funerali di Stato quella frase di Di Maio che disse: la pagheranno cara, così come Conte, che sventolò il decreto Genova, che poi si concretizzò in legge tempo dopo, promettendo scelte concrete per risolvere, per risarcire, se è mai possibile risarcire una vita umana, rispetto a quanto era accaduto. A vostro avviso è questo, la distanza è dovuta da questo, Paolo Colombo e poi Gui?
Sì, e intanto ti preannuncio che sta scendendo Mattarella, mentre se la nostra camera riesce a inquadrarlo è spuntato un grosso arcobaleno alle nostre spalle, quindi che parte diciamo dal porto di Genova, arriva proprio qui sulla Valpolcevera. È arrivato Mattarella mentre l'ufficio stampa del presidente Conte ha detto che sicuramente Conte quasi sicuramente non dovrebbe parlare al termine della cerimonia. Tornando a quello che dicevi tu, c'è questa voglia di giustizia da parte di tutti, non solo da parte dei parenti delle 43 vittime, ma la parola giustizia io la sento perché in questi ultimi 2 anni ho sempre vissuto nel quartiere di Certosa dove sono nato, è un motivo che viene sempre messo, viene sempre di cui si parla tutti i giorni. Stiamo intanto vedendo l'arrivo della Casellati, la Presidente del Senato. Strage. Scusami Paolo, ti interrompo. Stanno arrivando le autorità su quel tratto appunto della carreggiata del Ponte San Giorgio, che è un po' distante rispetto a dove sei tu e dall'altra parte, se non sbaglio, no? Nella parte nord, e dove comincerà tra poco l'inaugurazione. La cerimonia ufficiale di inaugurazione. Scusa Paolo, prego. Sì, e quindi tutti vogliono questa giustizia, vogliono che vengano scoperti, che vengano assicurati alla giustizia i responsabili del crollo di un ponte che non doveva cedere. Abbiamo seguito in questi lunghissimi mesi anche l'inchiesta, abbiamo scoperto quanto era malaurato questo ponte, più volte si è parlato di un ponte gravemente malato e sui documenti ufficiali anche è stato scritto che era un ponte a rischio crollo il Morandi. Poi abbiamo visto come sono state tutte le evoluzioni di inchieste parallele, quella dei report truccati degli altri viadotti, poi è nata quella delle gallerie con il crollo della galleria Bertè. Quindi ci sarà da lavorare molto, soprattutto dovrà lavorare molto il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi. Però ti ripeto, nel quartiere chiunque, dal panettiere al macellaio al barista, ogni giorno si parla di questo, si parla della tragedia e si vuole che si faccia assolutamente chiarezza. Gui, abbiamo visto nelle immagini, mentre parlava Paolo Colombo, l'arrivo di Di Maio, del Presidente del Consiglio Conte, la loro presenza che c'è stata da subito anche durante i funerali, con promesse molto impegnative. La mancanza di queste promesse è dovuta anche a tempi della giustizia, diciamo la verità, perché poi i tempi della giustizia hanno un percorso loro che va al di là delle intenzioni e della volontà dei singoli, ma questa distanza dei cittadini, dei genovesi che ci raccontavi anche tu è dovuta anche a questo, a 2 anni dal crollo, di fatto la questione della revoca non è stata risolta e nemmeno la questione delle responsabilità. Gui. Ma sa, scusate che ho delle persone intorno, sai, il fatto che oggi il ponte venga consegnato al vecchio concessionario, ad Aspi, che è ancora detenuto da Atlantia e quindi dai Benetton, è evidentemente per la città una ferita. Sappiamo che c'è un percorso che entrerà la Cassa Depositi e Prestiti, ma oggi non è così e siccome qui parliamo di simboli, questo è un fatto simbolico ed evidentemente una ferita. L'inchiesta poi, sai, L'inchiesta è un'inchiesta difficile, mentre intanto rivediamo le immagini del crollo di quel 14 ottobre alle 11.36. L'inchiesta è un'inchiesta difficile, ci sono 4 fascicoli aperti, molto probabilmente la procura chiuderà le indagini in autunno, poi bisognerà fare l'udienza preliminare con le richieste di rinvio a giudizio. Sono tempi lunghi, ma sono evidentemente i tempi della giustizia. Certo, qui io ricordo il giorno del funerale, che fu un giorno altamente drammatico, ricordo anche come vennero accolti fra gli applausi, a quel tempo c'era il governo giallo-verde, il governo Conte insieme, sì, a Salvini e Di Maio vicepresidente del Consiglio, il primo Conte, e vennero accolti come sostanzialmente da un applauso dei trionfatori, mentre Martina del PD venne fischiato. E ovviamente qui si aspetta ancora questo scarto, anche se il
ovviamente potrebbe essere questione soltanto di settimane questo passaggio di mano di autostrade alla nazionalizzazione con Cassa Depositi e Prestiti. Non so se dobbiamo mandare il contributo del Vigile adesso. Parlavamo delle immagini, parlavo del funerale. Mi ricordo appunto anche gli applausi dei Vigili del Fuoco, qui che vennero applauditi. Questa è l'intervista del primo Vigile del Fuoco che arrivò sul posto 8 minuti dopo la tragedia. Il ricordo della chiamata della prima partenza da parte della sala operativa per questo crollo ponte, dove a noi in quel momento lì ci è gelato sangue, anche se in un primo momento pensavamo fosse un ponte periferico che passa sul torrente Polcevera, in quanto è pieno di piccoli ponti. Non pensavamo sicuramente al Morandi in quel momento lì, perché era quasi impensabile che ciò accadesse. Arrivate lì e che... Guardi, sono arrivato lì dopo circa 8 minuti con un collega. Appena abbiamo svoltato da una strada che conduce a quel ponte lì, pioveva fortissimo e non si vedeva neanche, tant'è che io al collega ho addirittura detto: guarda Marco, non si vede neanche il ponte da quanto piove. E poi con l'avvicinarsi sempre di più ci siamo resi conto che il ponte non si vedeva perché era crollato. Regnava parecchio caos, in quanto parliamo di circa 10 minuti dopo il crollo, gente che comunque urlava, gente che comunque chiamava noi soccorritori per cercarci, perché le persone coinvolte erano molte, cioè ci indicavano i luoghi dove c'erano persone coinvolte. Nella mia squadra, nello specifico, siamo andati dentro il gretto del torrente, siamo calati nel gretto del torrente dove c'era anche acqua, così noi, perché stava comunque piovendo, e abbiamo fatto un rapido triage con gli altri ragazzi, c'era già la polizia, c'era già il 118 e abbiamo soccorso le persone che davano ancora segni di vita. Senta, da genovese oggi è un'altra storia, cioè c'è come un passo. Sì, io personalmente passo tutti i giorni da lì perché abito nella zona di Ponente, per cui lo vedo tutti i giorni. Prima che da genovese, io la vedo da italiano, perché secondo me è il simbolo che se l'Italia vuole, si può fare. In 2 anni abbiamo ricostruito un ponte bellissimo, un ponte funzionale probabilmente, e da genovese mi sento orgoglioso di questa cosa. Ecco, proprio mentre sentivamo l'intervista del primo Vigile del Fuoco che si è recato sul ponte Morandi per assistere e per cercare di salvare le persone che erano cadute e crollate insieme al ponte, passavano le immagini dell'uomo, ecco, forse le rivediamo, dell'uomo che ha firmato il progetto del nuovo ponte, l'architetto Renzo Piano, che vedete indossa una mascherina con una croce su fondo bianco, è la bandiera genovese di San Giorgio, a cui appunto peraltro il ponte è dedicato, la stessa mascherina che ha il Presidente del Consiglio Conte, che è arrivato per la cerimonia insieme al Ministro dei Trasporti Paolo De Micheli, e poi, come vi dicevo prima, saranno presenti anche le presidenti naturalmente della Camera e del Senato, Roberto Fico, Elisabetta Casellati, nonché il Capo dello Stato. Quello che appunto colpisce, lo diceva anche sia Gui che il Vigile del Fuoco, è la velocità con cui questo ponte è stato ricostruito in soli 2 anni, ma anche su questo torneremo, perché è un'eccezione, tra virgolette, dovuta a una serie di leggi e di disposizioni speciali che hanno permesso questa costruzione, non sempre replicabile. E dicevo, la firma di questo ponte è di Renzo Piano, che abbiamo visto inquadrato prima, che il 7 settembre aveva, ecco il Presidente della Camera Fico, l'avete visto, che il 7 settembre firmò praticamente, espose la sua idea del ponte d'acciaio, il ponte d'acciaio che lui stesso ha definito, lo ricorderete forse, il piccolo passo, bello come una nave e sobrio come la sua città. Renzo Piano, come è noto, è genovese. Ci furono però una serie di... dovette passare un certo periodo, sempre per i motivi di cui sopra, sempre per quella difficoltà di conciliare la presentazione di un nuovo ponte al posto di quello
Morandi insieme al cospetto dei rappresentanti dell'ASPI che dovevano appunto, che sono la concessionaria Autostrade per l'Italia, che è ancora la concessione per il ponte. State vedendo le immagini che arrivano della banda che è formata in via eccezionale, la fanfara che è composta elementi dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria, che tra poco dovrebbe cominciare alle 18.30 a eseguire l'inno nazionale che darà il via alle cerimonie ufficiali per l'inaugurazione del ponte. Sicuramente un'inaugurazione che, come ricordava anche Gui prima, non è la prima, ci sono stati altri momenti ufficiali e simbolici di questo ponte, ma questa è quella ufficiale con le autorità che dovrebbe poi a breve dare inizio al via del traffico sul ponte. Così, no, Paolo Colombo, si prevede una riapertura ufficiale tra qualche giorno, Paolo? Guarda, da un'indiscrezione che è emersa poco fa proprio da ASPI, Bucci vuole che questo ponte, il commissario, il sindaco di Genova, vuole che questo ponte venga riaperto il più presto possibile. E c'è però da smantellare tutto quello che è stato allestito per la cerimonia di inaugurazione. Probabilmente potrebbe questo accadere già con molto anticipo, cioè già nella giornata di domani sera, quindi tra le 19 e le 20 le prime macchine potrebbero transitare sul ponte. Questo ovviamente meteo permettendo, se riusciranno a togliere tutto quanto è stato allestito qua sopra. Un'altra notizia di servizio che ti do è che molto probabilmente le frecce tricolori dovrebbero volare, perché davanti a noi si sono schierati il capitano delle frecce tricolori, che oggi non volerà e seguirà la cerimonia dal ponte per coordinare meglio il passaggio. Le frecce dovrebbero arrivare da nord, quindi dalla sinistra del teleschermo, e fare il primo sorvolo verso il mare. Prima parlavi della bandiera di San Giorgio, l'aveva inquadrata il nostro operatore ed è stata messa una bandiera enorme, come voleva il commissario sindaco Marco Bucci, alta 90 metri. Questo è uno dei desideri di Bucci, quello di mettere un'enorme bandiera di San Giorgio che non potrà essere però issata sul ponte, si dovrà costruire un enorme pennone al di fuori della struttura, perché tu ricordavi che Renzo Piano, l'archistar, ha disegnato questo ponte a somiglianza di una nave, e anche i colori sono quelli che ci ricordano l'archistar di una nave, quindi su un grigio molto leggero, molto chiaro, che nella sera si confonde con gli altri colori della Valpolcevra. Quelli che vedete dietro sono i lampioni, ce ne sono 18, e rappresentano gli alberi di questa lunga nave dove oggi per l'occasione sono state messe le bandiere di San Giorgio. La bandiera di San Giorgio è molto famosa perché veniva messa ai tempi delle repubbliche marinare sulle navi di Genova, e quando le navi subivano gli attacchi degli avversari il grido era quello: all'arrembaggio Pesena e per San Giorgio, che tradotto ovviamente è per Genova e per San Giorgio, tant'è che l'Inghilterra chiese in prestito questa bandiera, visto che le navi della Repubblica Marinara erano molto temute, chiese in prestito questa bandiera, l'avevamo ricordato anche nei collegamenti di questa mattina, ed è rimasta poi come la bandiera dell'Inghilterra, perché ha gli stessi identici colori. Tra pochi istanti dovrebbe arrivare qua la macchina del Presidente della Repubblica, che, se non è cambiato il protocollo, dovrebbe attraversare il ponte da est verso ovest, quindi essere la prima macchina che ufficialmente passa sul viadotto, ma tutto potrebbe cambiare proprio per le condizioni del tempo, e come vedi in questo momento fortunatamente non sta piovendo, anche se verso nord si sta caricando nuovamente, si sentono dei tuoni in lontananza. Incrociamo le dita perché la cerimonia potrebbe subire sempre variazioni. Senti Paolo, abbiamo visto mentre parlavi le immagini delle autorità che sono arrivate, tra cui il Presidente della Camera Fico. Mi chiedevo, ti rigiro, tu che hai frequentato in questi due anni anche diciamo le parti meno ufficiali delle autorità genovesi, perché, ti rigiro la domanda che poneva la mamma di Mirko Vicini, appunto una delle 43 vittime del Ponte Morandi, per quale motivo non si è dedicato alle vittime, non si è nominato questo ponte alle vittime? Naturalmente San Giorgio abbiamo spiegato perché, va benissimo le bandiere e il senso storico e simbolico, ma forse un passo in più verso i familiari delle vittime avrebbe smussato forse gli atteggiamenti, che pensi? Perché non è stato fatto eventualmente?
Guarda, c'era stato anche un sondaggio che era stato lanciato anche dalla stampa locale per il nome che si poteva scegliere, che i lettori potevano scegliere, e quello forse più gettonato era Ponte 14 agosto, proprio per ricordare quel giorno maledetto. Io continuerò a usare per sempre questo termine maledetto, perché per me quello è un giorno maledetto. Un altro era Ponte 43 angeli, o se no Ponte dei 43. Questi erano un po' i tre nomi più gettonati, ecco, sta arrivando da tutti, mentre parli Paolo, non so se lo riesci a vedere, la macchina vittime di Mattarella, del capo dello Stato. Arriva da là. Si è cambiato tutto, è arrivata quindi dal casello di Genova parte, aeroporto sta, perfetto, e sta arrivando qui davanti a noi. È arrivata la scorta e dall'altra questa parte, è la macchina. Eccolo qua, passa proprio davanti a noi adesso. Questa è la macchina del Capo dello Stato, quindi è l'inizio ufficiale della cerimonia di inaugurazione del nuovo Ponte San Giorgio, che ci raccontavi appunto è stato per un certo periodo pensato di chiamare con altri nomi, ma che oramai è ufficialmente il nuovo viadotto del Polcevera San Giorgio. Questo è l'inizio, questo arrivo della macchina in Stato, ecco il Capo dello Stato è sceso e viene accolto appunto su quello che dicevamo. Anche perché, abbiamo... Francesca, se posso intervenire... Prego. Anche perché tuttora il ponte, il cartello che è stato messo da ASPI, è viadotto Polcevera e così era rimasto per tutti gli anni, da quel 4 settembre 1967 quando venne inaugurato. Si è sempre chiamato viadotto Polcevera. Qui a Genova la chiamavano il ponte di Brooklyn perché ricordava un po' quella forma dei ponti americani, ma nessuno lo conosceva come ponte Morandi, pochi addetti ai lavori. Quindi abbiamo visto l'arrivo, appunto, l'accoglienza del Capo dello Stato, che adesso accederà alla parte riservata alle autorità. Sta parlando con il governatore della Liguria, Toti, e con il sindaco di Genova, Bucci. Adesso, vedete, accede alla parte riservata alle autorità. Della Repubblica. Viene annunciato e dovrebbe... Questo è l'applauso dedicato al Presidente della Repubblica Mattarella, che ricorderete scrisse una lettera aperta proprio dopo il crollo del ponte Morandi alla popolazione di Genova. Con l'esecuzione dell'inno. Avete sentito l'esecuzione dell'inno fatta dalla fanfara formata dai quattro corpi dello Stato. Adesso verranno lette, verrà data lettura dei nomi delle vittime del crollo del ponte. Ha inizio la cerimonia di inaugurazione del nuovo viadotto sul Polcevera. Viene data ora lettura dei nomi delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi. Melissa Christian Astubasti, Francia. Giovanni Battiloro, Torre del Greco.
Camilla Bellasio, Pinerolo. Manuele Bellasio, Pinerolo. Francesco Bello, Serra Riccò. Matteo Bentornati, Torre del Greco. Stella Boccia, Civitella Valdichiana. Admir Pocrina, Genova. Giovanna Bottaro, Serravalle Scrivia. Elisa Bozzo, Busalla. Alessandro Campora, Ceranesi. Bruno Casagrande, Genova. Cristian Cecala, Oleggio. Cristal Diana Cecala, Oleggio. Andrea Cerulli, Genova. Marta Danisi, Pisa. Henry Diaz Enao, Uscio. Marius Gerri, Genova. Giorgio Donaggio, Toirano. Gerardo Esposito, Torre del Greco. Carlos Jesus Erazio Traillo, Capalona. Alberto Fanfani, Firenze. Juan Ruben Figueroa Carrasco, Genova. Nathan Guzman, Francia. Vincenzo Licata, Vicenza. Anatoli Malai, Moldavia. Luigi Matti Altadonna, Turinga. Dauna Munro, Oleggio. Juan Carlos Pastenes, Genova. Ersilia Piccinino, Campomorone. Nemati Alizé, Place Axel, Francia. Claudia Possetti, Pinerolo. William Pusatou, Francia. Leila Nora, Rivela Castiglio, Genova. Roberto Robbiano, Campomorone. Samuele Robbiano, Campomorone. Alessandro Robotti, Serravalle Scrivia. Marianne Rosca, Francia. Gennaro Samataro, Castelnuovo di Napoli. Antonio Stanzione, Torre del Greco. Mirko Vicini, Genova. Andrea Vittone, Pinerolo. Angela Zerilli, Corsico. Questo che avete sentito è l'esecuzione del minuto di silenzio in ricordo delle vittime, delle 43 vittime del Ponte Morandi.
prende la parola. Ecco, avete sentito l'esecuzione del silenzio al quale naturalmente ci siamo uniti. Nelle immagini che avete visto sono presenti anche il cardinale della città di Genova, Angelo Bagnasco, che da maggio del 2020 è cardinale. E adesso sta per prendere la parola il sindaco, il commissario straordinario per la ricostruzione, sindaco di Genova, Marco Bucci. Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente del Consiglio, autorità civili, militari e religiose, benvenuti a Genova. E avete portato anche il sole, quindi di questo siamo estremamente felici. Oggi io posso dire a tutti voi che ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a fare quello che avevamo promesso 18 mesi fa, ne siamo assolutamente orgogliosi, siamo contenti, è un bel momento per Genova. Ho tre discorsi importanti che vorrei fare a tutti voi, brevemente. La prima cosa che mi viene in mente è un pensiero alle 43 vittime, è un pensiero soprattutto alle famiglie delle 43 vittime. Loro sono quelle che soffrono di più, sono quelle che noi abbiamo cercato di accompagnare come amministrazione il più possibile, cercando di alleviare la sofferenza. A loro il messaggio della nostra amministrazione è molto semplice. Queste cose non devono succedere più. Dobbiamo essere noi amministrazioni a tutti i livelli, locale, governo centrale, tutti quanti in grado di far sì che queste cose non debbano succedere più. A loro saranno sempre vicini, saremo sempre vicini e Genova non dimenticherà tutta questa tragedia. Il secondo pensiero è ai cittadini di Genova. I cittadini di Genova hanno sofferto per questi 2 anni. C'è chi ha perso il lavoro, c'è chi ha avuto una ricaduta economica importante, negativa, c'è chi ha perso i clienti, c'è chi ha dovuto penare con ore di traffico. Ci sono state delle ricadute importanti sulla città, pensiamo soltanto agli effetti negativi sul porto. Ecco, la città di Genova ha sofferto, ma in silenzio, rimboccandosi le maniche, ha cercato di superare il problema. Oggi noi regaliamo questo ponte alla città di Genova, ai turisti che vengono in Liguria e a tutti quelli che hanno bisogno di questa infrastruttura per ritornare ad avere a crescere, per ritornare ad essere veramente competitivi nel mondo. E il terzo pensiero va a tutti voi, li vedo soprattutto laggiù in fondo, a tutti quelli che hanno lavorato, alle 1200 persone che hanno veramente sudato. E quando dico sudato vuol dire 24 ore di lavoro tutti i giorni, si sono fermati soltanto il giorno di Natale e un paio di giorni con l'allerta rossa. E hanno superato problemi enormi, dal problema delle polveri, al problema degli allagamenti nel cantiere, al mare grosso che ci impediva di portare da Castellammare le materie prime, al Covid e a tante altre cose. Persino anche hanno dovuto sopportare un commissario che gridava, ma alla fine siamo riusciti tutti a ottenere un grandissimo risultato. A voi dico veramente grazie e penso che tutti quanti ora mi perdoneranno se voglio citare veramente le aziende che hanno contribuito a fare questo lavoro. A loro va la grazia della nostra città. Sappiamo che la demolizione del ponte è stata fatta dalla ditta Omini, dalla ditta Ireos, da IPE Progetti e dall'azienda Fagioli. Sappiamo che l'azienda di Coppe ha contribuito alla gestione dell'esplosione e soprattutto il battaglione del Col Moschin ha fatto un brillante lavoro nel risolvere alcuni problemi tecnici determinanti. Sappiamo che Italfer ha gestito il progetto, ha fatto l'esecuzione del progetto e Salini We Build, Fincantieri, hanno costruito il ponte. Sappiamo che la Rina, azienda genovese, ha gestito tutta la fase di project management e di direzione lavori, inclusa la sicurezza, e questo è un grande risultato per aver applicato questo tipo di gestione ad un'impresa pubblica. E devo dire grazie a un altro cittadino genovese, che è il mio amico Renzo Piano, che ha donato alla città un progetto bello, importante, una nave che è ormeggiata tra le colline della Valpolcevera. Ecco, questo è il messaggio che vogliamo dare. A tutti questi dico grazie anche al governo che ha fatto il decreto Genova. E il decreto Genova ci è servito per fare quest'opera, è servito anche per costruire un modello di cui direi oggi siamo tutti orgogliosi. Quindi grazie.
Noi genovesi siamo un po' duri di parole, ma abbiamo un cuore grosso e ricordiamo questo, ci tiriamo sulle maniche e andiamo avanti. Vedete, oggi è il 3 di agosto. Il 3 di agosto del 1492, cioè 528 anni fa, un genovese chiamato Cristoforo Colombo partì da Palos, era proprio il 3 agosto, partì da Palos in Portogallo per conquistare l'America. Ecco, questo è un messaggio importante. Noi vogliamo dare un messaggio, io non sono Cristoforo Colombo, tantomeno nessuno qui, però vogliamo dare un messaggio di questo tipo. Genova ha oggi costruito un modello di successo. Genova e questo cantiere lanciano un messaggio di fiducia, di competenza e di speranza per il futuro. Abbiamo fatto di Genova un modello per l'Italia. Signor Presidente, noi vogliamo che l'Italia sia un modello per l'Europa e per il mondo. Grazie a tutti. Avete sentito le parole del sindaco di Genova, il commissario straordinario per la ricostruzione, con poca enfasi, come lui stesso ha detto, siamo un po' duri di parole noi genovesi, ha sottolineato quel carattere tipico della tempra, del temperamento genovese. Avete visto inquadrato adesso il cardinale Bagnasco che vi dicevo prima, un discorso asciutto come ci si aspettava. Ora il presidente della regione Liguria, Toti. Ministri, membri del governo, autorità tutte e amici che hanno fatto questo ponte, ne ho visti tanti anch'io, camminando per arrivare fino a qua. Forse è simbolico che quella mattina di 2 anni fa piovesse a dirotto e che pochi istanti fa invece ci fosse uno splendido arcobaleno sopra le nostre teste. Spero che lo sia. Questa giornata, questa celebrazione, perché un'opera così merita di essere celebrata, si appoggia tra due frasi, secondo me, molto semplici della nostra lingua italiana. Una è mai più e l'altra è sempre così. Mai più, perché qua ci sono le più alte istituzioni della nostra Repubblica e qua dobbiamo prendere un impegno che vale per il Paese. Mai più dei nostri concittadini devono morire perché si sbriciola un ponte nel nostro Paese. Questo ne va della stessa tenuta delle nostre istituzioni e di quel patto sociale che lega il nostro Paese. Non deve accadere mai più e la giustizia, quella che si pronuncia nei tribunali in nome del popolo italiano e che è connaturata alla verità, è quella che ancora aspettiamo per i 43 morti di questo ponte, sono certo che arriverà. E poi sempre così, perché dobbiamo far sì che questo sacrificio non sia stato vano. Sempre così vuol dire che allora si può fare, banalmente, vuol dire che tutte le nostre opere pubbliche possono essere fatte con questi tempi, con questi metodi, in questo modo, e anche questo deve essere un impegno che lega tutti noi oggi su questo ponte, perché questo ponte oggi riunisce i due lati della Val Polcevera. E allora, per citare un ligure famoso che subì una pesantissima ingiustizia, che è Enzo Tortora, quando tornò davanti al suo pubblico in televisione disse: dove eravamo rimasti, semplicemente. Ecco, dico anch'io, oggi siamo dove eravamo rimasti, le due sponde sono di nuovo collegate e questo ponte segna la strada. E allora rimettiamoci in cammino per Genova, per San Giorgio, come abbiamo chiamato questo ponte, per la Liguria e anche per l'Italia. Grazie Presidente, grazie a tutti. Queste le parole di Giovanni Toti, Presidente della Regione, nonché commissario per l'emergenza Ponte Morandi. Dovrebbe adesso parlare il senatore Renzo Piano, che appunto ha firmato il progetto del nuovo ponte, il Ponte San Giorgio, che è stato chiamato in causa dallo stesso sindaco, eccolo, dallo stesso sindaco della città, Bucci, ringraziandolo per aver donato alla città di Genova una nave che si staglia appunto sul Polcevera. Caro Presidente, cari tutti, oggi è un giorno di intensa commozione. Dovrò cercare le parole, perché questo ponte è figlio di una tragedia, di un lutto.
E le tragedie, i lutti non si dimenticano, non si possono dimenticare. Si elaborano, si metabolizzano, ma restano imprigionati nelle nostre coscienze. Non c'è niente da fare. Diventano l'essenza stessa di quello che noi saremo. Ecco, qui, in questo posto, ci siamo tutti smarriti 2 anni fa, nello sgomento di questa tragedia. E qui oggi ci ritroviamo. Ci ritroviamo anche per un'altra ragione, ci ritroviamo anche per ringraziare chi ha costruito questo ponte, l'energia che ci ha messo, con rapidità ma senza fretta. Io ho contribuito, ho dato un'idea, sì, l'idea di un ponte che attraversi piano piano la valle, così, passo per passo, in silenzio, quasi chiedendo il permesso. Un ponte che sia come una nave, un grande vascello bianco che attraversa la valle. Beh, però poi bisognava farlo, questo ponte. È qui che allora è uscita la forza, l'energia di questo paese. Straordinario. Abbiamo avuto più di 1000 persone, dai commissari fino ai più modesti manovali. È stato straordinario. Questo è stato il più bel cantiere che abbia avuto in vita mia. Straordinario, semplicemente straordinario. Per questo dobbiamo riconoscenza a tutti. E quando si è alla fine di una grande fatica, ciascuno di noi si aspetta una piccola perla come premio. Ecco, questa piccola perla sia la riconoscenza. E così, per questa ragione è così drammatica questa giornata, perché siamo sospesi tutti quanti. Siamo sospesi tra il cordoglio di quella tragedia e l'orgoglio di aver ricostruito il ponte. E non sappiamo più che pesci prendere. Noi genovesi, poi che siamo un po' selvatici, lo sapete, restiamo zitti, in silenzio. Ma si fa per dire, insomma, più o meno in silenzio. Però c'è una cosa che voglio dirvi. E che si è parlato di un miracolo, ma io non credo che si debba parlare di miracoli. Lasciamo in pace i miracoli. Non c'è stato nessun miracolo. Semplicemente qui è successa una cosa bellissima, che il paese ha mostrato una parte buona. C'è stata una grande competenza, c'è stata una grande energia, una grande generosità. Non ho mai visto uno lamentarsi. Questa è stata la cosa importante che è successa qui. Vedete, costruire è una bellissima cosa, costruire. Costruire non ci fa miracoli. Un po' di magia sì, ci vuole un po' di magia, perché costruire è partire da qualcosa che non ha forma e dargli forma. Ebbene, questa magia c'è. Costruire è una cosa bellissima. Costruire è l'opposto di distruggere. Costruire è edificare. Costruire un ponte poi. I muri non bisognerebbe costruirli, quelli no. Però i ponti bisognerebbe costruirli, farne tanti. Costruire un ponte è una cosa bellissima. E, vedete, costruire un ponte è un gesto di pace. Ed è molto importante. E all'interno del costruire c'è un'altra magia, che è quella del cantiere. E qui c'è stato questo splendido cantiere. Perché in un cantiere succede una cosa incredibile. Cresce la solidarietà. La gente dimentica le differenze. Il colore della pelle, lo statuto, tutto viene dimenticato. Prevale su tutto l'orgoglio e la solidarietà. Ecco, questo è il miracolo. E poi prevale la passione, l'amore. Posso dire una cosa sull'amore? Io auguro a questo ponte di essere amato. Non è facile essere eredi di una tragedia, è dura. E allora mi auguro che questo ponte sia amato, sia adottato dalla gente, diventi rapidamente parte della loro esistenza quotidiana. Questo è quello che mi auguro. E credo che verrà, e credo che sarà amato. Sapete perché? Perché questo ponte è semplice e forte, come questa città. Ma non basta. Sarà amato perché questo ponte gioca con la luce. Sì,
con la luce. Quando si arriva su questo ponte, e si arrivava su questo ponte, dalle regioni del nord, si scopriva la luce del mare, si scopriva il Mediterraneo. Sopra questo ponte tutti scopriranno la luce del Mediterraneo. E poi la luce gioca con questo ponte, gioca sotto, gioca sulla forma del ponte, sulle pile che sono curve, sulla forma della carena della nave, gioca con la luce. E questo conterà, credo che conterà. E gioca anche col vento, certo, gioca col vento. C'è una poesia bellissima di un poeta che io ho sempre amato molto e che ha amato Genova, che era Giorgio Caproni. Giorgio Caproni ha scritto Genova di ferro e aria. Genova di ferro e aria. Ecco, io vorrei che questo ponte fosse visto così, di ferro e di aria. Questo ponte è stato costruito in acciaio, ma è stato forgiato nel vento. Tutto qua. Adesso il ponte è vostro. Lunga vita al ponte Genova-San Giorgio. Grazie. È sicuramente il discorso più commovente e più ispirato, non a caso appunto dell'architetto, uno degli architetti più famosi del mondo e più visionari, che ha puntato l'accento su quello che era un po' il nodo che ha seguito tutta l'inaugurazione. Adesso tocca al Presidente del Consiglio Conte, che dovrebbe essere l'ultimo intervento di questa inaugurazione. Signor Presidente della Repubblica, autorità civili, militari e religiose e gentili ospiti, a 2 anni di distanza dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi siamo ancora qui, ancora in agosto, per assistere questa volta tutti insieme all'inaugurazione del nuovo ponte di Genova-San Giorgio. Permettetemi di dire che non siamo qui semplicemente per tagliare un nastro e forse non è neppure facile abbandonarsi a intenti celebrativi. Come è stato ricordato, è ancora troppo acuto, tangibile, il dolore della tragedia che si è consumata in questo luogo. Il nostro commosso pensiero è rivolto quindi alle 43 vittime, ai loro familiari, che con coraggio, con tenacia, e sono ormai 2 anni, continuano a mantenere vivo e fecondo anche il ricordo dei loro cari nella memoria collettiva della nostra comunità nazionale. Questo è un ponte che ci restituisce, almeno per come lo vedo io, insieme un'immagine di forza e anche di leggerezza. 18 piloni ben radicati nel suolo, 43 lampioni, uno per ogni vittima del crollo, che si elevano sino a dominare il mare. 43 steli altissimi che si accenderanno ogni notte per non dimenticare chi ha ingiustamente perso la vita mentre correva per andare al lavoro o anche in vacanza. Questo è il ponte frutto della forza del lavoro, dell'energia creativa del genio italico. L'architetto Rezzo Piano ce l'ha ricordato: dalla sua idea progettuale alla realizzazione è passato poco più di un anno e oltre 1.000 persone, circa 1.200 persone, lavoratrici e lavoratori, hanno lavorato indefessamente per realizzare quest'opera mirabile. Il merito quindi va a una squadra, la squadra italiana, che ha lavorato con competenza, tenacia, fiducia, mossa dalla necessità di reagire alla tragedia e di ricostruire un'opera che potesse assumere anche il valore di un riscatto. Il ponte che oggi inauguriamo è figlio di questa forza d'animo, della volontà di ricomporre ciò che è stato spezzato, ma anche delle competenze e dei talenti. Genova deve ripartire e lo fa da qui. È anche il frutto di una virtuosa collaborazione, questo ponte, tra politica, amministrazione, impresa, lavoro. Lo Stato infatti ci insegna con questa realizzazione che riesce a mostrare il suo volto migliore quando i suoi diversi livelli di governo, le sue articolazioni istituzionali, le risorse, le energie
agiscono tutte in sinergia con spirito collaborativo nel perseguire l'interesse comune. Per questo ringrazio in particolare il sindaco Marco Bucci, sindaco ma anche commissario straordinario per la ricostruzione, il presidente della regione Giovanni Toti, anche commissario straordinario per l'emergenza. Ringrazio, non dobbiamo dimenticare, anche il già ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, l'attuale ministra delle infrastrutture Paola De Micheli. Ringrazio tutte le ditte, tutti gli operai che hanno lavorato a questo ponte, ci sono anche alcune eccellenze, sono state richiamate tutte dal sindaco Marco Bucci. Ricordo in particolare Fincantieri, Salini in pregiro, adesso We Build, ma tutte le maestranze, tutti gli operai che con competenza, con passione e con rispetto anche delle regole, perché nel frattempo è intervenuta una pandemia, sono riusciti quindi a creare un modello operativo molto efficace. Non esiste qualcosa che possa estinguere il dolore della perdita di una vita, tanto più quando la causa di questa perdita è l'incuria, la cattiva gestione di un bene che, essendo anche pubblico, dovrebbe essere custodito, gestito con particolare cura, con particolare attenzione. E anche muovendo da questa consapevolezza, che come sapete il Governo ha ritenuto doveroso promuovere e condurre il complesso procedimento di contestazione degli adempimenti che hanno causato il crollo del ponte. E proprio di recente questo procedimento si è concluso con l'accordo di ridefinire i termini della convenzione, di riportare in equilibrio giuridico ed economico l'originario rapporto concessorio, con la possibilità quindi di garantire in modo più efficace gli investimenti in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria, garantire maggiore sicurezza a tutti i cittadini. Stiamo anche lavorando, come sapete, per ridefinire la governance e il controllo della società concessoria. Il nostro obiettivo fondamentale è stato sempre e sarà quello di tutelare l'interesse pubblico, che non è stato, lo dobbiamo riconoscere, adeguatamente garantito dalla struttura regolativa della precedente concessione. Purtroppo Genova e l'Italia hanno dovuto affrontare, stanno ancora affrontando, un'altra durissima prova, la pandemia da Covid-19, con tutte le ripercussioni economiche e sociali che conosciamo. Per far fronte a questa crisi che ha investito il nostro Paese, non abbiamo esitato a porre in essere misure economiche di sostegno a beneficio dei lavoratori, delle imprese, delle famiglie per contrastare la recessione economica. La portata della crisi in atto è una portata europea, una portata globale, ma proprio l'Europa, per la prima volta nella sua storia, ha offerto la possibilità di uno strumento di indebitamento comune associato a un piano di rilancio, in grado di finanziare investimenti nelle priorità del futuro, come la digitalizzazione, la sostenibilità ambientale. Lavoreremo senza sosta di qui a ottobre per definire questo ambizioso programma di riforme e di investimenti. Oggi Genova riparte, forte della sua fiera operosità, così come ha fatto in tanti momenti della sua gloriosa storia, confidando soprattutto nella forza del lavoro. Genova è la dimostrazione che il nostro Paese, al contrario di tanti stereotipi, sa rialzarsi, sa affrontare e superare le difficoltà, sa tornare a correre. Concludo soffermandomi nuovamente sulla straordinarietà di quest'opera che oggi siamo qui a inaugurare, così densa di significati, così foriera di tanti buoni auspici. Nel 1945 Piero Calamandrei fondò una rivista a cui diede un titolo molto significativo, evocativo: Il Ponte. L'intento di questo grande giurista, grande protagonista dell'opera di ricostruzione morale, materiale del nostro Paese, dopo il Secondo Conflitto Mondiale, era da offrire un contributo culturale, un impulso progettuale per gettare un ponte tra un passato di distruzione e un futuro di rinascita, che si ergesse sulle macerie della guerra
E nel numero inaugurale della rivista scrive Piero Calamandrei: il nostro programma è già tutto nel titolo, nell'emblema della copertina. Un ponte crollato. E tra i due tronconi delle pile rimaste in piedi, una trave lanciata attraverso per permettere agli uomini che vanno al lavoro di ricominciare a passare. Ecco, l'uomo che torna ad attraversare il ponte, l'immagine della vita che riprende il suo corso, per ritornare alle parole di Calamandrei e della ritrovata unità morale dopo un periodo di profonda crisi. Quindi anche il ponte, questo ponte, Genova-San Giorgio, ha questa funzione, di creare questa nuova unità dopo la profonda frattura determinata dal tragico crollo del 14 agosto 2018, di generare nuova fiducia per riavvicinare, e lo spero fortemente, i cittadini di Genova, della Liguria e dell'Italia intera alle istituzioni e allo Stato. Grazie. Più fortemente politico, lo avete sentito, il discorso, come era inevitabile, del Presidente del Consiglio Conte rispetto al discorso più visionario che lo aveva preceduto, dell'architetto che ha firmato la realizzazione del nuovo ponte, del Ponte San Giorgio, richiamando a quella elaborazione, vi dicevo, del lutto, che forse è il vero lato buio che segue tutta questa cerimonia, che adesso prosegue, vedete, il Cardinale di Genova Bagnasco con il Capo dello Stato Mattarella, che si avviano per la parte più ufficiale, più formale, se volete, di questa inaugurazione, cioè il taglio del nastro e la benedizione del ponte da parte appunto dell'Arcivescovo Metropolita di Genova. E poi cerimonia che sarà poi conclusa con il passaggio delle frecce tricolori. Vi dicevo, un discorso del Presidente del Consiglio Conte più strettamente ufficiale, più strettamente politico, con un passaggio sul quale, che sicuramente non vi sarà sfuggito, un riferimento all'Europa e anche ai temi più strettamente politici interni, quel passaggio al riferimento all'Europa, disposta per la prima volta, Germania in testa, a condividere il debito. Ecco, questa è la benedizione. Preghiamo. Padre buono, siamo davanti a te per chiedere la tua benedizione su questa nuova opera che nasce dall'impegno e dalla collaborazione, dall'armonia di competenze e di responsabilità, dalla dedizione e dalla perizia di chi, a tutti i livelli, ha lavorato perché si giungesse a questo giorno. Ti chiediamo, Signore, di benedire questo ponte, che permetterà maggiore velocità e facilità nelle comunicazioni e negli scambi umani e commerciali, di cui la nostra terra ha tanto bisogno. Ti chiediamo che sia un segno di comunione e di fraternità, un invito al superamento delle opposizioni e delle incomprensioni, un monito che ci impone di custodire con umiltà la memoria di quanto accaduto. Padre ricco di misericordia, ti chiediamo di confortare con il tuo spirito chi in questo luogo ha perduto familiari e amici, chi ha dovuto lasciare la propria casa, chi ha subito danni al proprio lavoro. Aiutaci a non dimenticare il dolore e la sofferenza. Aiutaci ad allargare sempre gli orizzonti del nostro cuore e della nostra generosità. Padre di ogni uomo, difensore dei deboli e dei poveri. Eccoci nuovo in diretta. Abbiamo assistito, vi abbiamo raccontato nel pomeriggio l'inaugurazione del nuovo viadotto del Polcevera a San Giorgio, che ha preso il posto del Ponte Morandi dopo il crollo del 14 agosto del 2018. Abbiamo cercato di raccontarvi, narrandovi i due piani di questa giornata, un piano di entusiasmo, di orgoglio della città e delle imprese che hanno partecipato a questa ricostruzione in tempi molto rapidi, meno di 2 anni, nella realtà quasi un anno per la costruzione di questo ponte che ha numeri davvero impressionanti, e dall'altra però senza dimenticare il dolore per quelle 43 vittime, 43 persone che sono state travolte, uccise dal crollo del maledetto pilone 9
del Morandi alle 11 di mattina di quel 14 agosto 2018. L'abbiamo fatto attraverso le parole dei protagonisti che hanno partecipato a questa inaugurazione, ma anche attraverso le immagini dell'inaugurazione. Paolo, vedo che sei con un ospite, Paolo Colombo, sei con Salini dell'Impregilo, che è distratto dalle strette di mano, ma dovrebbe... Eccolo qua. Eccolo, diciamogli che è già in diretta. Buongiorno, buonasera. Eccolo qua. Eccolo, salutano anche dallo studio di Roma Salini, amministratore delegato di WeBuild, principale protagonista di questa cordata. Ricordavamo questi 475 giorni, questo modello Genova che ha funzionato, il ponte da domani sarà percorribile dalle auto. E adesso è finita, è come aver fatto i compiti a casa, adesso finalmente 10 minuti di ricreazione e domani si ricomincia. Tutti i nostri ragazzi sono pronti a ricominciare dappertutto, dobbiamo fare 1000 Genova. 1000 cantieri aperti, perché adesso la gente ha bisogno di lavoro, ha bisogno di vedere con fiducia il futuro e dobbiamo farlo fare a tutti. Dobbiamo, voi che siete giornalisti, chiedete con forza al governo che si facciano opere grandi, perché siamo capaci, siamo competenti, abbiamo dimostrato al mondo che le cose si possono fare bene, si possono fare onestamente. Diamo lavoro alla gente, che è quello che serve. L'altra sfida qui di Genova è il terzo valico e anche il nodo ferroviario. Importante anche sviluppare il percorso su ferro. Beh, il nodo abbiamo appena cominciato, quindi dato che è affidato a noi applichiamo di nuovo il metodo che significa non farci mai crescere l'erba e lo facciamo. E sul terzo valico stiamo andando avanti a tutta forza, quindi su quello non ho paura. Dobbiamo far partire gli altri cantieri, ce ne servono tanti. Grazie, in bocca al lupo. Senti, vediamo, Paolo, che c'è anche, scusami, un altro operaio prima, vostro là dietro, che forse, che possiamo... Via, Salini. Volevo chiedergli una cosa molto rapidamente, si è parlato, riesci a acchiapparlo? No, è già scappato. Sì, mi serve ancora lui. Sì, sì, no, è qua, gli traduco io la domanda. Sì, grazie. Salini, volevo chiedergli, siccome Bucci ha parlato di modello Genova, cioè del superamento della burocrazia, tra mille virgolette, che ha permesso la costruzione in tempi così rapidi, qual è l'ostacolo maggiore per fare 100 prossimi ponti di Genova per i prossimi cantieri? Che cosa chiede uno come amministratore delegato della Salini, che è forse una delle aziende maggiori di costruzione nel nostro paese? Intervengo un attimo a gamba tesa sul collega della RAI. Mi stanno chiedendo da Roma qual è il modello Genova. Ce ne vorrebbero 100 per superare questa crisi, anche dovuta al Covid. No, il modello Genova significa fare le cose tutti insieme per raggiungere un obiettivo che è comune per tutti. Significa allineare gli interessi, allineare il lavoro e remare tutti nella stessa direzione. Questo è quello che si può fare dappertutto. Non ci sono regole che sono state violate, se sono state rispettate tutte le regole, non ci sono leggi speciali che siano state utilizzate, perché abbiamo utilizzato sempre le stesse leggi. È un fatto di persone e di volontà di realizzare le cose. È l'alibi dietro cui si nascondono tutti e dice: non abbiamo le regole per fare. Non è vero, qua ci sono state impiegate tutte le regole di tutti gli altri cantieri che ci sono in Italia e ci sono state fatte con delle persone che volevano ottenere un risultato e lo hanno ottenuto. Ma si può gestire anche l'anticorruzione? Ma certo. L'abbiamo gestita qua, l'abbiamo gestita dappertutto, ci sono i protocolli di legalità, non ci sta niente da nascondere, basta fare le cose con trasparenza. Qua in questo cantiere abbiamo messo 8 telecamere per far vedere alla gente tutti i giorni, tutti i minuti, notte e giorno, che cosa succedesse. Qual è stato il si può più fare. Difficile? Grazie, abbiamo anche l'operaio che mi avevate chiesto prima, che ci racconta un po' questa emozione di questi giorni di lavoro anche durante il periodo Covid. Non è stato facile, c'è stato il maltempo, però è una sfida che avete vinto. Esattamente, è stata una cosa speciale dall'inizio alla fine, proprio un grande sforzo, ma ce l'abbiamo fatta. E cosa aveva detto il Presidente della Repubblica prima? Ma una semplice firma sull'elmetto e ci ha detto un grazie. Ce l'ha la firma qua? Questa è quella di Mattarella? Questa è quella di Mattarella, sì. Poi c'è un'altra di là. Questo è il dottor Pietro Salini. Perché il capo ci voleva. Esatto. Qual è stato il momento più difficile di questi 15 mesi? Sono stati tutti momenti difficili, dall'inizio alla fine. È stato un cantiere molto complicato, però ce l'abbiamo fatta, con un grande sforzo. Grande sforzo premiato, però. Premiato, non ci manca nulla, non ci fanno mancare nulla. Paolo, diciamo anche Graziamo il nome anche, di questo operaio, così diciamo. Ci dice anche il nome, sì, perché giustamente dobbiamo dare a Cesare quel che dice. Esatto. Tecnico di cantiere, comunque. Il suo nome?
Il mio nome è Maibi, è un nome un po' strano, però... Da dove arriva? Io, italiano, veneto, al 100%. L'accento era veneto sicuramente. Grazie mille per questa testimonianza di questo lavoro. Vediamo cosa sta succedendo anche avanti a noi, anche perché abbiamo Paolo, le telecamere, sì. La telecamera è rimasta in funzione. Mentre dimmi. Tu segui quello che sta succedendo appunto sulla parte del ponte, io volevo chiedere a Gui l'altro aspetto di cui avevamo parlato, accennato soltanto all'inizio, cioè la questione dell'inchiesta. Vi ricordavo le parole di Mattarella, che ha parlato di una doverosa ricerca della verità, e queste sono le parole proprio letterali che ha detto ai parenti delle vittime che ha incontrato in prefettura. Il procuratore capo di Genova, Cozzi, da sempre ha detto che sarebbe inaccettabile che si concluda questo procedimento con una giustizia denegata. No, Gui, è quello che un po' ti ha detto quando l'ha incontrato, cioè c'è una ricerca spasmodica di una verità che non può essere dimenticata naturalmente per un'inaugurazione. Gui. Sì, il procuratore capo Francesco Cozzi, che anche l'anno scorso, quando ci fu il primo anniversario, il 14 agosto, in un periodo che viene chiamato per la magistratura feriale, aveva comunque voluto incontrare i giornalisti, ha sempre detto che l'inchiesta ovviamente deve avere i suoi tempi. Parliamo di un'inchiesta gigantesca con più filoni, sono quattro, con decine e decine di indagati. E si conta di fare il 415 bis, cioè l'avviso di chiusura a indagini, con le richieste poi di rinvio a giudizio per probabilmente per ottobre o novembre, comunque dopo l'estate. È chiaro che la procura deve seguire dei tempi, ha già interrogato tutti quanti gli indagati, ma ecco appunto è pronta l'intervista al procuratore capo di Genova Francesco Cozzi, la potete sentire. Ha fissato un punto delle indagini oggi il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi e ha voluto subito rassicurare sui tempi della prescrizione. È un processo di estrema complessità e di dimensioni, però diciamo che sono stati fatti in Italia procedimenti per vicende ancora più complesse. La giustizia genovese si è occupata di altre vicende analoghe, di disastri colposi e omicidi colposi che sono arrivati in tempi diciamo ragionevolmente contenuti. Per il delitto di disastro colposo sono i termini di prescrizione sono in 15 anni, voglio dire, quindi sono anche per la giustizia italiana sono abbastanza. Poi il tema della manutenzione delle omissioni nei rapporti dopo i controlli. Omissivi in alcune parti, addirittura non corrispondenti al vero, quindi falsi. Ed è questa una vicenda che è nata certamente dal controllo sui controlli che venivano fatti per la manutenzione del Morandi. Ad esempio, andando a vedere come venivano fatte le ispezioni sui cassoni degli impalcati, cioè le parti strutturali su cui scorre il traffico, è emerso che, ma pacificamente, che all'interno dei cassoni, almeno dal 2014-2015, non ci andava nessuno per ragioni di sicurezza. Ma questo vuol dire che il risultato di quell'attività ispettiva, che deve essere trimestrale tra l'altro, non era evidentemente conforme alle aspettative che le regole pongono. Questa è una infrastruttura importante, imponente, opera dell'ingegno e anche del lavoro umano, ed è una struttura che, come ha detto non uno qualsiasi, ma Renzo Piano, che è quello che ha progettato quel meraviglioso viadotto che oggi andrete a vedere, non può, che dovrebbe durare 1000 anni. Non 60-70. Il problema è un altro. Con questo augurio ci congediamo da Gui Chiappaventi. Grazie per il collegamento e per le interviste. Torniamo da Paolo, che vedo impegnato. Non so se stai parlando tu con le frecce tricolori, con uno dei rappresentanti delle frecce tricolori o altri colleghi, perché sì. Vedo solo lui. Eccoci. Sì, proprio così.
Però proprio così, Francesca, sono con Gaetano Farina, il comandante delle Frecce Tricolori, che ha gestito tutte le operazioni qua dal ponte. Direi che è andata alla grande, avete sfidato la pioggia, il maltempo, il vento. Non è facile volare in Valpolcevera. Beh, più che sfidare, direi che siamo stati fortunati. Siamo stati graziati dal tempo, dal meteo, proprio perché poco prima, 20 minuti prima circa, era tutto chiuso, c'era un forte acquazzone e poi per fortuna si è liberato in modo da poter esibirci. È andato tutto bene, quindi? È andato bene, così come programmato, siamo contenti. Il nostro vuole essere un simbolo di rinascita per la città di Genova. Questo ponte collega due punti della città, collega, vuole essere un simbolo appunto di ripartenza per tutti gli abitanti della città di Genova. Grazie comandante, complimenti. Grazie. Direi che se non hai altre domande ti cederei la linea. Grazie a Paolo Colombo che si è collegato con noi per tutto il pomeriggio insieme a Gui Chiappaventi. Ringrazio voi per l'attenzione, vi do appuntamento tra pochissimo con il telegiornale, tra poco meno di 10 minuti per il telegiornale. Ci sono molte novità, peraltro una che riguarda anche il Presidente degli Stati Uniti, notevole, di cui parleremo. E voglio chiudere con una nota positiva nella giornata di inaugurazione. Avete sentito il procuratore capo di Genova Cozzi parlare di sicurezza e di controlli mai effettuati. Guardando al futuro, ricordiamoci che questo nuovo ponte sul Polcevera, il San Giorgio, disporrà di 4 robot inspection, così si chiamano, sempre per questa mania dei nomi inglesi, ma insomma così si chiamano, saranno 4 piccoli robottini che controlleranno senza essere visti su dei binari la sicurezza, oltre che la pulizia del ponte, ma che garantiranno la sicurezza appunto di questo nuovo ponte di cui vi abbiamo raccontato nel pomeriggio l'inaugurazione. Ci vediamo tra pochissimo per il telegiornale.